Ciao ragazzi e bentornati a Volocost. Bene, oggi piccolo video unboxing di questo scatolino qua che avevo ordinato finalmente. Un'altra cosa che fa luci, cioè cose che fanno luci, perché ora mi ha preso l'affisso delle cose che fanno luci. Questa volta l'ho acquistato, non mi è stato gentilmente offerto da nessuno, quindi praticamente andiamo subito ad aprirlo. Allora, vi dico che praticamente queste cose qua, ragazzi, portano dipendenze. Sì, perché praticamente c'è la mia nipotina di 5 anni che esce pazza per queste cose qua. Ho detto compriamo un altro. Ho detto va bene, ce ne compriamo un altro. Perfetto, quindi praticamente compriamo questo. Abbiamo preso questo qua. Allora, questo qua l'ho preso su Amazon. Nel caso vi interessi vi lascio il link in descrizione. Se me lo scordo, come al solito, di chiedetemelo che ve lo mando. Allora, questo qua praticamente è un faretto LED come quello là che avevamo già recensito. L'unica differenza è che questo qua c'è il telecomando, quindi praticamente questo qua si comanda dal telecomando e credo che, non se mi ricordo male, c'è anche non ha la possibilità di inserire praticamente lettori, quindi praticamente tramite Bluetooth non si collega questo qua, se non mi ricordo male. Quindi comunque andiamo subito giustamente pure a testarlo. Quindi praticamente all'interno della busta, all'interno dello scatolo, troviamo il proiettore, questo qua con i LED, nel caso dopo lo smontiamo per vedere un po' come è fatto. Poi abbiamo il supportino, questo qua che si collega sicuramente qua, così, in questo modo. Abbiamo le due viti per installare il supporto e il telecomandino che è questo qua. Allora, telecomandino molto semplice, spegnimento, accensione, flash, RGB, auto, music 2, rosso, verde, penso che sia blu, RG, RP, GB, non so cosa significa, comunque questo. Poi abbiamo il tasto play e traccia avanti e traccia indietro, quindi praticamente molto probabilmente si collega anche a qualche dispositivo. Comunque dopo lo andiamo a vedere. Libretto di istruzioni non ce ne sono, quindi andiamo subito ad agganciare il gancetto e andiamo a provarlo. Va a corrente 220, quindi ha bisogno giustamente di un'alimentazione esterna, quindi praticamente a differenza di quello che aveva una batteria interna, questo qua non ce l'ha. Quindi colleghiamo il supporto e vediamo un po' cosa succede. Ok, perfetto, lo abbiamo agganciato, quindi praticamente ora andiamo a collegare alla corrente e a capire soprattutto come funziona. E, diciamo che dovrebbe funzionare praticamente con telecomando, quindi praticamente dovrebbe funzionare come i vecchi dispositivi, quelli là, i LED, non so se vi ricordate, per discoteca praticamente c'erano quelle tre luci o quattro luci che praticamente andavano al ritmo di musica, quindi dipende dalla tonalità che cambiavano colore, quindi si accendeva una volta una volta l'altra, non so se vi ricordo. Nel caso se riesco a trovarla vi metto una foto in qui sul video, così almeno vi sapete di cosa sto parlando. Quindi allora andiamo a collegarlo e vediamo un po' che succede. Ok, ho dovuto spegnere una luce, come potete vedere, infatti si è oscurata un po' l'immagine. Allora questa qua dovrebbe andare a praticamente come detto io, quindi infatti va al ritmo di musica, quindi praticamente flash, vediamo. Allora togliamo praticamente il coso per la batteria del telecomando, quindi accensione, spegnimento, ok, questo è flash, quindi praticamente rimane flash. Poi RGB, ruota pure, non so se si vede ragazzi, ma sta ruotando. Quindi poi abbiamo automatico, che in questo modo praticamente andiamo a farlo fare in automatico tutto. Secondo me la cosa migliore sarebbe come era prima, quindi praticamente dovrebbe essere allora spegnimento, ok, rimane anche in memoria, quindi quando andiamo a spegnere rimane stand by, rimane anche la memoria in cui praticamente è rimasto impostato all'ultimo. Allora vediamo un po', R, rosso, verde, blu, RGB, ok, sì, ok, quindi praticamente play, traccia, non lo so cosa significa, c'è anche alzare il volume, abbassare il volume, togliere il volume, quindi praticamente si dovrebbe collegare da qualche parte, quindi dovremmo praticamente capire come si collega. Quindi ora facciamo una cosa, facciamo una piccola prova, quindi attacchiamo una musica, anzi facciamo così, mettiamolo in auto. Thank you.
Come potete, ragazzi, va al ritmo di musica. Ok, basta, altrimenti mi segnalo qualche copyright. Quindi praticamente, come potete vedere, ragazzi, quando sente un rumore i led si accendono. Quindi l'unica cosa che non riesco a capire, ragazzi, il discorso praticamente che c'è il play sul telecomando e traccia avanti e traccia indietro. Sinceramente non riesco a capirlo a cosa servono. Comunque poi nel caso piano cerchiamo di capirlo e vediamo un po' di testarlo meglio. Vabbè, il discorso RGB altro, cambia colore altro, quindi praticamente è molto semplice, non è che c'è tanto da spiegare. L'unica cosa che giustamente vi sta accecando, perché come vedo fa una bella luce anche a flash. Vediamo di spegnere questo coso. Ok, sicuramente la mia nipotina sicuramente si divertirà tantissimo con questo coso. Però giustamente, ragazzi, come ho sempre detto, ragazzi, quindi andiamo a smontarlo, quindi andiamo a staccare la corrente e lo smontiamo per vedere come è fatto all'interno, così facciamo praticamente una bella unboxing proprio come non la fa mai nessuno, cioè smontare proprio le cose per vederle come sono fatte all'interno. Il nostro cacciavite cinese e stringiamo l'immagine per far vedere meglio. Eccolo qua. Allora, praticamente, ragazzi, come è fatto? Come possiamo vedere, ragazzi, è fatto da un motore praticamente che gira così, anzi possiamo anche attaccarlo in questo modo per farvi vedere meglio, l'unica cosa che vi accecherebbe i led. Quindi abbiamo una scheda mainboard con alimentazione, quindi praticamente questa qua è la scheda sia di alimentazione 220, che trasforma la corrente a 220 a 12 volt, che sicuramente vanno i led questi qua a 12 volt, anche se non sembrano led ma sembrano praticamente mi sembrano più che led, mi sembrano delle lampadine normali, però non vi assicuro questo. Tipo di saldatura, come posso vedere, le saldature un po' lasciano un po' desiderare qua, infatti secondo me piano piano, se ho tempo, un giorno questi li metto e le rifaccio. Le saldature anche al transistor qua, questo dovrebbe essere un 2222A, o dovrebbe essere praticamente un ricevitore, no, secondo me è un ricevitore praticamente di... un ricevitore del telecomando, scusatemi. Il telefono suona quando non deve suonare. E poi praticamente qua abbiamo detto che abbiamo il motorino e la scheda mainboard. Allora, come rifiniture, come fatture, diciamo che è abbastanza bene. Ah, una cosa qua, non so se si vede qua, abbiamo un microfono, quindi vedete, questo qua è il microfono che praticamente a ricevere il suono, quindi praticamente a differenza del suono lui manda un input e si accendono i led a vari colori, quindi praticamente diciamo che è fatto abbastanza bene. Lasciamo stare il discorso delle saldature, però per il resto è un meccanismo molto molto semplice: alimentazione, scheda mainboard, microfono che manda l'input alla scheda dove ci sono i vari led, il motore e il ricevitore infrarosso che è del telecomando. Tutto qua, ragazzi, nulla di che. Costa una cazzata. Se eventualmente vi interessa l'acquisto vi lascio il link in descrizione, se me lo dimentico mi raccomando scrivetemelo sotto nei commenti che ve lo mando. E quindi niente, ragazzi, come fattura secondo me è pure durativo, non si dovrebbe rompere subito. Quindi nel caso, come vi ho detto, ragazzi, l'acquisto vi lascio il link in descrizione e basta. Quindi niente, poi il discorso della fattura esteticamente è veramente bello, non è male. Diciamo che c'è anche una garanzia in quanto è stato venduto da Amazon, quindi come possiamo ben sapere che Amazon garantisce i prodotti, quindi non potete stare tranquilli. Questo, se non erro, è stato, non vorrei dire una cazzata, ma se non mi sbaglio, questo qua è stato venduto e spedito da Amazon, quindi state più che tranquilli. Quindi niente, ragazzi, per il momento è tutto per questo video qua. Noi ci becchiamo alla prossima. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace che aiuta veramente tantissimo al canale, specialmente questo secondo canale che, come avete capito, ragazzi, è praticamente cominciato da zero. Quindi sono 4 video che sono uscito, 5 video, non mi ricordo. Questo qua, mettere mi piace, ragazzi, aiuterebbe tantissimo il canale e aiuterebbe giustamente anche a me. Un abbraccio da Marco e ringrazio ovviamente i ragazzi che state giustamente, prima di chiudere, ragazzi, volevo salutare Francesco che sta restaurando la sua Vespa, quindi praticamente gli faccio i miei migliori auguri e un bocca al lupo, in quanto è un lavoraccio e ne so qualcosa in quanto ho visto fare questi restauri, quindi è costoso e soprattutto è un lavoro di pazienza, quindi in bocca al lupo a Francesco. E ringrazio anche tutti i ragazzi che stanno commentando sotto i video che stanno uscendo, che anche il commento è una cosa molto molto importante per il canale.
Quindi detto questo, un abbraccio da Marco e noi ci becchiamo alla prossima unboxing o recensione. Ciao ciao!